Incontro con Gianluca Dostuni, savese, promotore di un progetto pro beneficenza. È un progetto abbastanza singolare, ce lo facciamo spiegare da lui. Allora, questo progetto è nato a dicembre dello scorso anno e uno dei miei amici che aveva già fatto il Cammino di Santiago in Spagna la scorsa estate, ci ha raggiunto con questa idea e noi siamo rimasti all'improvviso un po' spiazzati perché questa idea riguarda il partecipare al Mongolia Charity Rally, che sarebbe un rally, una corsa, una gara di beneficenza, quindi non competitiva, non agonistica, da Bruxelles in Belgio fino alla capitale della Mongolia, in Ulaanbaatar. Praticamente questo rally è organizzato da anni da un'organizzazione no profit inglese, la GoHelp, che organizza questo rally in questo formato: la squadra che si iscrive al rally compra una o più auto e queste auto deve portarle in un modo o nell'altro fino a destinazione Ulaanbaatar in Mongolia. Una volta arrivate in Mongolia, le auto vengono donate in beneficenza alle popolazioni dell'Asia centrale, della Mongolia, che ne hanno bisogno, in quanto si sa poco in realtà di quelle regioni qui da noi. Ma la Mongolia è una nazione abbastanza povera, viene da un passato socialista e di povertà. Il 20% circa della popolazione, per esempio, è ancora nomade, e molta parte vive sotto il dollaro al giorno, per esempio, di contributi, cioè di contributi, Sì, di vabbè, di sostentamento. sostentamento, sì. E una volta che ci siamo trovati di fronte a questo progetto, abbiamo avuto un attimo di sconforto, non di sconforto, ma di terrore quasi direi, perché era un progetto Abbastanza grande. abbastanza grande e molto difficile da organizzare, perché bisogna Certo. appunto comprare le auto, quindi raccogliere soldi per comprare le auto, poi ci sono da organizzare tutti gli aspetti del viaggio, dai Certo. visti, da raccogliere verso le varie ambasciate, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, tutti i vari stan Sì, sì, di sì, quella sì. zona del centro Asia, più la Mongolia, per l'appunto. Poi c'è anche l'aspetto dei vaccini, per esempio. Dovremmo fare certe vaccinazioni contro il tifo, soprattutto, quello che abbiamo capito, ma anche altre malattie come epatite o rabbia e altro che adesso non ricordo. Inoltre poi c'è anche da considerare l'aspetto dell'organizzazione in sé del viaggio, quale rotta prendere. Negli anni c'è stata una divisione delle rotte attraverso i vari team che hanno partecipato al Mongolia Charity Rally negli anni, tra la rotta nord, che è quella che passa da Germania, Polonia, San Pietroburgo, quindi Russia del Nord, vari Kazakistan della Centro Asia fino in Mongolia, oppure c'è una parte dei team partecipanti che hanno scelto di percorrere il sentiero sud. Che sarebbe quello vostro? No, No, noi quello siamo quello nord, no. No, quello giusto, quello sud più sarebbe articolato. passare dai Balcani e poi in Ed è più Turchia, facile, ed è più Iran facile forse. e quella zona lì. Sì, Forse è più facile? forse è più bello, È più bello. perché comunque tra Turchia e Iran e anche i Balcani si visitano culture comunque nel passato molto Di floride. posti che hanno fatto la storia Sì, anche, e sì, anche certo. molto belli dall'aspetto naturalistico. Sì. Vedi per esempio la Cappadocia in Turchia. Al momento però, per come è la situazione internazionale, è un po' un rischio Viene attraversare il sconsigliata confine, questa. specialmente tra Turchia e Lì Iran, in Iran, sì, viene quella zona sconsigliata, tra la certo. guerra in Siria con l'ISIS e adesso anche delle scaramucce al confine tra Georgia e Azerbaijan, insomma non è Sì. una Sì. zona molto raccomandabile. Nonostante questo, comunque ci sono team che hanno deciso di percorrere quella rotta. Noi, anche per una questione di tempi, abbiamo deciso invece di prendere la rotta nord e quindi passare dalla Polonia, Russia, Kazakistan,
quasi tutta la Siberia praticamente, e poi scendere anche in Kazakistan, Uzbekistan, perché abbiamo raggiunto una specie di compromesso, perché nel team metà voleva prendere la rotta nord e metà la rotta Rotta sud, sud, abbiamo fatto una specie di compromesso, quindi sì. passiamo sia dal nord della Russia, quindi San Pietroburgo, Mosca e l'Anello d'Oro imperiale, sia dalle città della Via della Seta del Centro Asia, Samarcanda, Bukhara, Khiva, insomma la via che attraversava Marco Polo all'epoca, e per arrivare poi in Mongolia. Quella sarà la parte più interessante del viaggio dal punto di vista sia strategico che dell'avventura vera e propria, in quanto a livello di infrastrutture e di strade sono un po' arretrati, che le strade in realtà sarebbero dei Dei sentieri più che sentieri. altro, sentieri battuti. E prevediamo di passare una delle 4 settimane che passeremo in viaggio, e saranno 15.000 km, 14.000 km circa, una settimana soltanto in Mongolia. Per fare questo abbiamo bisogno di raccogliere fondi. Prevediamo sui 25-30 mila euro Di raccolta di fondi. di raccolta di fondi tra macchine, spese di visti e il viaggio. E le macchine, come ho già detto, una volta che arriviamo a Ulaanbaatar, in Mongolia, la capitale Mongolia, Vengono consegnate alla vengono popolazione. consegnate all'organizzazione GoHelp, che organizza il viaggio, per donarle lì sul posto. E se raccogliamo una parte importante di extra, diciamo così, tutti gli extra che raccogliamo li daremo in beneficenza a un'associazione italiana, veneta, che si chiama Vivere la Vita, che da anni si occupa di persone disabili e cerca di rendere queste persone, questi ragazzi, la vita un po' più divertente, diciamo così, un po' più gioiosa, degna di essere vissuta. E abbiamo già collaborato, collaboriamo da anni con questa associazione, in campi che organizziamo ogni anno, per esempio ad agosto, o vari altri eventi. Ce n'è stato uno appena qualche settimana fa al quale abbiamo partecipato, e ce ne saranno altri anche prima della partenza, che sarà il 9 luglio da Bruxelles, quindi 3 mesi da oggi praticamente, precisi. E che altro da aggiungere? Stiamo cercando di raccogliere questi fondi in maniere le più differenti, sia tramite tradizionale agganci con sponsor, partner, sia con raccolta fondi su internet, e anche con azioni diciamo di lobbying tra parenti e amici, perché Ho capito. alla fine sembra facile No, raccogliere no, no. e dire: Sì, perché non certo. doni qualcosa a questo progetto, è una cosa importante per beneficenza. Però non è facile farsela subito arrivare questa donazione, bisogna comunque stare dietro le persone, spiegarla bene e cercare di convincerla a dare un contributo, che può essere anche minimo. Alla fine il numero è quello che conta. Lodevolissima l'iniziativa, lodevolissimo anche il recapito finale di questo viaggio. Andiamo un aspetto logistico. Quante persone siete? Quante macchine siete? Francamente bisogna anche partire con un po' di soldi vostri in tasca. Siamo 10 ragazzi, non tutti partiremo per il viaggio, per questioni di lavoro soprattutto. Quindi a partire saremmo, si spera, 8, però 6 sono sicuri. E abbiamo intenzione di prendere 2 macchine, di cui una una Jeep, un pick-up, e un'altra un furgoncino adibito al trasporto disabili, da donare appunto in Mongolia Certo, una volta Mongolia, arrivati lì, perché anche da quel punto di vista lì sono magari meno preparati, hanno meno attrezzature. Sì, comprare le macchine, anche perché dovremmo comprarle
prima per poi metterle a posto Certo. per il viaggio, che sarà abbastanza stressante sulle macchine, sul motore, perché dovremo correre parecchio, perché fare 15.000 km in un mese è Certo, dura. è dura, sì. Dovremmo anticipare sicuramente qualcosa. Stiamo già anticipando per i visti, per i biglietti dell'aereo del Del ritorno, perché una ritorno, volta sì. arrivati a Ulaanbaatar, lasciate appunto le macchine lì, dovremo tornare in aereo. Più appunto per le macchine soprattutto, perché quella è la spesa maggiore. Al momento per comprarne almeno una subito da mettere in ordine e poter fare magari degli eventi in giro per l'Italia, perché alla fine siamo ragazzi che si sono conosciuti all'università a Forlì, che vengono un po' da tutta Italia, chi Certo. dalla Puglia come me, chi dalla Toscana, chi dal Veneto, dal Piemonte per esempio. E per poterla comprare dovremmo mettere qualcosa di tasca nostra. Come ho già detto, le spese preventivate sono sui 25.000 euro, di cui 15.000 sicuri Di tasca, minimi tra le macchine. tra le macchine. E speriamo di rientrare di queste spese con i contributi, con gli sponsor. Andiamo alle compagnie di viaggio, alla compagnia di viaggio. Sì. Questi ragazzi sono stati, come dire, tra virgolette, accodati all'ultimo momento o c'era già un rapporto di amicizia, di conoscenza prima della decisione di intraprendere il viaggio pro beneficenza? Noi ci conosciamo praticamente dal primo anno di università, quindi ormai sono quasi 10 anni. E col tempo abbiamo partecipato alle più varie iniziative, sia a livello sportivo, facendo parte del primo, per esempio, campionato di ciucball italiano, di Serie A, tra l'altro. Il ciucball, per chi non lo sapesse, è uno sport patrocinato dall'ONU, simile alla pallamano. Però al posto delle porte ci sono due pannelli elastici. È un po' complicato da spiegare, da capire, ma è una cosa molto, molto divertente. Oppure abbiamo partecipato a vari altri eventi sportivi, come per esempio la 24 ore del Nürburgring in Germania. Abbiamo assistito un team automobilistico che correva appunto nelle 24 ore del Nürburgring per più anni. Ci parteciperemo anche quest'anno, per esempio. E inoltre le collaborazioni con Vivere alla Vita sono state frequenti negli ultimi anni. E quindi è un gruppo che si conosce da 10 anni, siamo diventati negli anni quasi una confraternita, per dire così. Infatti abbiamo anche ripreso il nome dell'associazione che abbiamo creato, perché alla fine queste iniziative le abbiamo portate avanti fino a fare diventare il nostro gruppo una Sì. vera e propria associazione per la promozione sociale, che abbiamo creato lo scorso dicembre, anche per portare avanti questo progetto Certo. in Mongolia. E questa associazione, appunto, prendendo lo spunto dalle confraternite americane, un po' per gioco abbiamo deciso di chiamarla FIGAM, come si usa con le confraternite americane, che si chiamano Beta, Gamma, o chi non ha mai visto Animal House, per esempio, il film con John Belushi, diretto da non mi ricordo chi. Sì, vabbè. Senti, Gianluca, tutti maschi siete in queste avventure? Sì, siamo tutti maschi, appunto perché è una confraternita ormai. Senti, questa è la tua prima esperienza che fai su questi tragitti così lunghi, forse magari tra virgolette tortuosi, al di là che a monte sono lodevoli per tutte le finalità. Sì, è la mia prima esperienza di confronto con una realtà, è un'esperienza simile, un viaggio che sicuramente ci metterà alla prova. Sia a livello di organizzazione, certo, ma Certo. anche a livello interiore, perché comunque Certo. è un percorso lungo, difficile sotto molti punti di vista e che mette anche un po' paura. All'inizio mi sono detto che era più grande di me. Certo.
Ma è comprensibile. Sì, sì, sì. Però sarebbe stato anche per una persona più grande. Anche questo, anche a questo è servito molto il gruppo, l'amicizia, certo. Che da anni c'è tra di noi. Certo. Un sodalizio importante che ci ha portato anche ad unirci ancora di più per poter... Nella probabile difficoltà di fare quel dato. Decisamente sì. I tuoi genitori di questo che hanno detto? Beh, all'inizio anche loro si trovavano un po' spiazzati. Mia madre, guarda, non vede l'ora... Che arrivi, che non torni. Non vede l'ora che non parta proprio. che tutto fallisca, così non parto proprio. Tuo padre invece? Mio padre è attratto dall'idea, e magari penso alla fine sia anche un po' orgoglioso di da quel questa. Punto di vista, sì. Senti, glielo pensi di tornare abbastanza provato da questa esperienza? Decisamente è un'esperienza che mi cambierà, perché mi troverò ad affrontare situazioni che non avrei mai immaginato di affrontare. E metterà un po' alla prova non solo la mia capacità di adattarmi e di affrontare queste situazioni, ma anche come dire, un po' di superare quelli che sono i miei limiti mentali, diciamo così, di certo. Preimposti. Nuovi orizzonti. Sì, nuovi orizzonti. Voglio superare questi limiti, dare a me stesso l'opportunità di dimostrare che posso fare certe cose e posso dare anche una mano a chi ne ha bisogno nel frattempo. Senti Gianluca, farai un diario di bordo, no? Senza dubbio, allora. Abbiamo intenzione di fare un libro. Un libro che raccoglierà sia le più belle foto che creeremo durante il viaggio, ma anche che racconterà le nostre avventure con aneddoti sul viaggio o le nostre impressioni sullo stesso e quello che il viaggio comporta per noi. Senti, allora noi ti diamo la possibilità, nel caso in cui tu ne dovessi avere bisogno, di usare il nostro giornale anche per una forma di rapporto quotidiano, tipo, non so, siamo partiti oggi, siamo arrivati lì e poi domani andremo lì e ieri, domani siamo andati, abbiamo trovato tante difficoltà. Ti diamo tutta l'ampia disponibilità per raccontare questo viaggio. Se poi ti accorgi che è più importante magari il proseguimento e stare meno dietro al diario, molto probabilmente quando finirà questa avventura ci metteremo da capo sulla sedia in questo giornale e parleremo di tutte le avventure, tra virgolette, poi disavventure nel senso curioso. Ce ne saranno probabilmente. Magari anche il rapporto con la gente, come si presta alla gente del posto, perché sono altre culture, non è come una cultura occidentale, no, si parla di musulmani, di buddisti, tutto un insieme di cose, culture non dico tendenzialmente opposte, ma tutto un altro mondo. Quindi partirai a luglio, vero? E tornerai a fine agosto? Si spera di tornare verso metà agosto. Perfetto. Quando arrivi ti vai a fare il primo bagno a Torre Ovo, poi quando vieni Giovanni sono pronto, quando vuoi. Molto, molto volentieri. Ti ringrazio, Gianluca. Grazie a voi.